Ciao ragazzi, eccoci qua per la nuova puntata di Vino.com Academy. Oggi vi porto in Veneto a scoprire la Valpolicella. Il primo vino è un Valpolicella 2020 di Tommasi. 2020 è un'annata immediata, profumata, dove i fiori e il frutto ne fanno da padrone. Questo classico tipico colore della Valpolicella, un rosso rubino luminoso, di buona profondità e bella compattezza. Al naso proprio l'impronta stilistica di quello che adesso è la Valpolicella, classici profumi, questa fragolina di bosco, queste note selvatiche, l'alloro che è un punto, un richiamo di quello che è la Valpolicella, con queste sfumature iodate e balsamiche, questa chiusa leggermente floreale. In bocca la tensione, la vena acida ne fanno un punto di forza, richiamando il frutto e una leggera spezzatura. Il timbro aromatico è esaltato da una bellissima sapidità per un gusto profondo e lungo. Il secondo vino dal Moro, Valpolicella Ripasso 2018. 2018 è un'annata di equilibrio, un'annata di estrema eleganza e grande longevità. Nella tipologia di passo queste uve determinano un colore vicco, vivo, un rosso rubino pieno che ha una sfumatura che vira un po' il granato, grandissima densità nel bicchiere, guardate la massa come gira omogenea e si ferma omogenea, questo identifica l'estrazione, non l'alcol, la parte del vino, la polpa, la ciccia come dice il mio maestro Veronelli. Al naso l'impronta stilistica tipica del Valpolicella Ripasso e dell'annata 18, queste sfumature di fragolina di bosco, di more di rovo, questo tocco di chino rabarbaro che l'impronta stilistica in questa tipologia che viene esaltata da questa parte balsamica. Al palato avvolgente, croccante, fragrante, tensione con richiamo del frutto, questa nota up and down, balsamico e speziato che dà un allungo e una profondità tipica di questo vino in questa tipologia. Concludiamo con un amarone della Valpolicella 2016 Filicaia. 2016 grandissima annata in Valpolicella, in questa tipologia la massima espressione di vitigni del territorio, un colore rosso rubino pieno profondo che vira il granato, grandissima densità. Amarone 100% al naso. Frutta, prugna e susina, parte floreale, timbro selvatico che richiama ancora l'oro, queste note di lavanda con questa chiusura di liquirizia amara e cacao. La bocca è avvolgente, tannino amalgamato bene col frutto, questa vena acida che sorregge questo ritorno della mora di rovo, questa nota salata, per un vino salato nel finale che gli dà questa bevibilità e questo allungo, un vino di grande impronta stilistica. Quindi tre versioni differenti per godere al meglio di questa zona unica che è la Valpolicella. Comprate, bevete e godete!